Abbiamo rinnovato l'accordo con NordVPN, però giustamente loro vogliono vedere partecipazione, vogliono vedere che il nostro codice sconto viene utilizzato. Se utilizzate, usufruite di una VPN, ragazzi, utilizzate il nostro codice sconto che è importante per supportare il canale. Punto esclamativo VPN in chat. Mi raccomando, amici di Twitch e di YouTube, sosteneteci anche in questo modo. Apro una parentesi volante, è uscita adesso un'agenzia che in questo momento a Milano, al Duomo, hanno contestato la russa, perché parlavamo di contestazioni a rullo di fascista. Sì, perché ha fatto una dichiarazione per lodare Atalanta. Giusto. Cosa faceva la russa, se posso chiedere, che l'hanno contestato, andava a passeggio? Ha fatto una dichiarazione che lodava Almirante poco fa, credo. Dove stava, quindi, Michele, stava intervenendo in occasione della ricorrenza del 150esimo anniversario della scomparsa di Alessandro Manzoni nel Duomo di Milano. Vai a casa, fascista, vergogna. Era dentro al Duomo? Sì, al Duomo, in piazza, c'era una commemorazione, hanno organizzato una manifestazione, immagino il comune, e ha invitato la russa. Leggevo un'agenzia, non c'è una live. Sì, giusto, perché parlavamo di questo inizio live. I nostri rivoluzionari hanno deciso di replicare gli anni 70, arriverà qualche professore a spiegare che fanno bene. Mi domando quando spunteranno le P38. Siccome il film io l'ho già visto, l'ho anche vissuto. Come dire, lo vedo, il copione lo conosco, è scritto male stavolta, più ridicolo ancora, ma siamo già a eroi che rischiano la vita perché bloccano i raccordi anulari annunciandola alla stampa il giorno prima. Quindi, la però comica, come diceva Marx, che era una persona intelligente, al contrario dei cretini che pensano di essere marxisti senza aver studiato, quando la storia si ripete passa da tragedia a farsa. Comunque, va benissimo. Ma io sulla questione delle persone che manifestano così sul raccordo, comunque, cioè, il punto, oltre a tutte le polemiche che abbiamo fatto, è: ma la soluzione che loro chiedono esiste o non esiste? Perché questo è il problema. È sostenibile o non è sostenibile? Carlo, no, per piacere di conoscere, perché non ci siamo mai conosciuti, ma io non ho mai capito nemmeno cosa chiedano, al di là di affermazioni pompose. Chiudere tutte le fabbriche, chiudere tutto per non... No, abbiamo stabilito lo stop ai sussidi ai combustibili fossili. Questa è... Però una cosa vuol dire sussidi ai combustibili fossili? Ma infatti sul loro contenuto si può contestare a vita, sulle loro ambiguità, sul nucleare, quello che è, ma sul... non quello lì del blocco stradale, ma secondo me neanche l'imbrattare dei documenti, i monumenti, però sul fatto che servano delle azioni virali per portare alla luce dei temi che possono essere qualsiasi tema vuoi, ma che servono delle azioni virali, secondo me nel 2023 dobbiamo... Ma l'ambientalismo è un tema già virale. Mettici qualcosa. Una virale, una fatta da un virus. No, tipo le tende, quando ho fatto la cosa, queste cose, cioè delle cose che riescono a portare queste alla luce. Queste cose quali? Cioè, questa che stiamo avvenendo qui e che verrà ascoltata con attenzione da decine di migliaia di persone, è un'azione virale o batterica? Questo è un male di stagione, ma veramente minore rispetto al virale. Le tende di lusso davanti ai campus col pugnetto alzato, per chiedere di aumentare ancora i prezzi degli affitti attraverso un trasferimento dai contribuenti ai proprietari di case, così che aumenti la rendita immobiliare parassitica nelle grandi città italiane, è un'azione rivoluzionaria virale. Che auspichiamo? No, rivoluzionaria virale. Virale definisce solo la diffusione su social media e media tradizionali. È un'azione virale auspicabile. No, aspetta, se qualcuno, un politico X domani decide di voler di nuovo fare una roba tipo quota 100, se si trovasse un modo virale per contestarlo, tipo le tende, non lo so, bruciare la cosa dell'INPS, no, cioè non sarebbe una cosa positiva, non è un modo bello ma è l'unico modo, però. Sì, lo sarebbe. È che i sistemi ancora relativamente democratici, almeno per quanto riguarda gli aspetti procedurali e di approvazione delle leggi, funzionano in una certa maniera. E questa maniera sembra avere un oggetto chiamato Parlamento al centro. Non so, è una roba strana, mi rendo conto che nel mondo delle mediatiche internet ci sia scordati
che poi alla fine... Ma non è vero che il parlamentare... Però il consenso... Il tempo di approvazione di una legge di 750 giorni, di che stiamo parlando? No, ma non è vero, è una bugia. I politici... Qual è la bugia? Scusa, non ho capito più cazzo, posso provare a finire il ragionamento? Delli, qual è la bugia? Che il Parlamento è al centro, non è vero. Ah no, le leggi dove le approvano? A Rete 4? Ma non è vero, le approvano con le fiducie. Il tempo medio di approvazione di una legge in Parlamento è 750 giorni. Non leghiamoci alla formalità del testo. Siamo alla retorica di Delli. Va bene, Delli. Non è retorica, Delli, il bilancio dello Stato, chi lo approva? Il governo. No. Il Parlamento. Il governo lo ma il Parlamento soppinge a pulsanti, ma perché vi legate alla forma del grande scienziato della politica? Ma state calmo invece di dire puttanate. Si io dà sto dicendo caso, cose corrette. Dai il caso. Forse bisognerebbe conoscere le regole puttanate come al solito. Visto che iniziamo a studiare un po' i numeri, i dati, pure quelli che non ci piacciono. Adesso tu studi i dati da quando? Ragazzi, adesso sei a favore. Carlo, ma non ti inserire pure tu. Siamo calmi. Il bilancio dello Stato non solo viene approvato in Parlamento, non solo non c'è solo un pigiare pulsanti, non solo non viene messa la fiducia, ma è oggetto di centinaia, a volte migliaia di emendamenti che vengono presentati da parlamentari, deputati e senatori. Quindi mi dispiace, e siccome il bilancio dello Stato è ciò che conta, perché alla fine state parlando di politiche di spesa, tassazione e così via, l'aspetto fondamentale è il bilancio dello Stato, ok? Quindi il bilancio è l'esatto opposto di quello che dice. Vedi che poi tu puoi farti tutte le fantasie per raccontare i gonzi sono eterodiretti, ma non cambia un cazzo, perché tra l'altro, comunque, anche se fosse vero, ammesso e non concesso, che questa fantasia che va bene per i gonzi, secondo cui i parlamentari sono tutti dei robot cretini, tutti 600, e c'è un mitico esecutivo, fammi finire, che fa tutto, poi rispondi sugli argomenti però. Questo esecutivo perlomeno un giorno ha ricevuto la fiducia. E la fiducia l'ha ricevuta da gente che è stata votata. Quindi o modifichi... Votata? Da gente che è stata votata? Ma non è vero, è falso anche questo. Non ci sono le preferenze d'Italia. Sono messi dei partiti. Nessuno che Scusate, ma tralasciando... Ma deve aver preso delle cose che non fanno bene. Ma perché la gente ha preso le preferenze per stare... Vabbè, dai... però hai deviato l'argomento. Michele stava dicendo una cosa, che ovviamente le leggi, queste cose le decidono in i miniera, eletti, però miniera. Se tu vuoi cercare di far o cambiare idea a questi politici eletti, grazie, o ancora meglio creare una coscienza comune per creare un qualcosa di serio, devi procedere su diverse robe, su diverse linee. Una linea è quella lì della divulgazione, che magari fa Ivan, fa Liberi Oltre, fanno loro. Un'altra linea è quella lì dell'attivismo. L'attivismo che funziona nel 2023 è quello lì che riesce a bucare la bolla e a farti andare nei media mainstream, quindi azioni tipicamente virali. Questa cosa può essere fatta per dei temi che sono stupidi, per portare avanti un'idea che non si condivide, ma si può anche fare per delle cose che si condividono. E questa, chiamiamola come vogliamo, queste persone che sono accomunati da determinati valori, una determinata idea d'Italia, dovrebbero imparare ad utilizzare questi modi per portare avanti le proprie battaglie. Questo allora, io non sono di questa opinione, nel senso che non sono dell'opinione. Allora, torniamo al punto: risolto il problema costituzionale che Delli sembra avere, per cui si è inventato un mondo che non esiste. Adesso stiamo parlando. Ha chiesto i dati, Delli. Comunque, sì. Quali dati? Che dati? Ha chiesto a me dei dati? Certo. Te li ho appena dati, ti ho appena spiegato, vatti no, a vedere. Mi ha fatto ridere perché lui di solito dice che i dati non servono a un cazzo, quindi mi ha fatto ridere. Ma non importa, ma Delli ha sempre, ecco, Delli è una buona applicazione del metodo che Intraguglielmo sostiene, ed è la prova che quel metodo di per sé non funziona. Perché? Perché Delli è un fallimento notoriamente, sia come politico, sia come personaggio dello spettacolo. Non è nemmeno riuscito a essere invitato a qualche cabaret televisivo di Rete 5. Invece sì, invece è stato a Ciao Darwin, è stato a Ciao Darwin. Non si è informato, è caduto Boldrin, mamma mia che schiuma. Vediamo che è un riformista, il compagno comandante generale Renzi apre la sezione Oggi le comiche, così finalmente il soldato Delli riceverà uno stipendio per poter contribuire alla causa. Buona. Detto questo, Delli è l'esempio
di una persona che passa il tempo a creare fatti eclatanti, dir cazzate, fare piazzate e ha seguito zero. Ma ve ne sono a centinaia, forse ricorderai, la grande movimento sovranista, ne fecero di tutti i colori, erano continuamente 85.000 iscritti su tutti i social, c'è tranquillo Boldri, tranquillo. Un grande futuro. Voi facciamo i conti. Scusate, con tutto il rispetto per Delli, che a me come diceva, però lui non fa delle polemiche che sono nazionali, lui fa dei video e cerca di fare delle mini polemiche all'interno. Come diceva Gassman, un buon futuro dietro le spalle. Allora, andiamo avanti. Un grandissimo futuro dietro le spalle. Allora, anche tu, quindi, Michele, anche tu. Siamo in argomenti più seri, alle grandi piazzate sovraniste, che mi sto curando proprio in questi giorni con i miei avvocati. Voi ricorderete che vi fu un periodo tra il 17 e il 20, poi il Covid se li portò, in cui sulle televisioni, nei famosi talk show virali, certi personaggi, che evito di menzionare, ma... non fargli pubblicità in ritardo, erano diventati virali. Qualcuno di loro è perfino finito al Parlamento europeo. Spiegavano che ci voleva la moneta sovrana, la lira, il codice fiscale trasformato in moneta. Mi ricordo, erano degli eroi, dei personaggi di grandissimo successo, facevano piazzate virali continuamente. A vostro avviso, quell'enorme successo mediatico ha forse portato a un risultato uno dal lato loro? Io ringrazio il Padre Eterno che non sia successo, perché qualsiasi cosa si fosse fatta nella loro direzione sarebbe stato un disastro per il paese. Ecco, allora, prima di essersi così Li ha portati in Parlamento, Michele. Dal loro punto di vista, è stato un gran risultato, insomma, 15.000 euro al mese sono un bel risultato. Mi hai anticipato. Allora, vi invito a riflettere sui famosi dati. Queste piazzate, come quelle delle sardine, degli sgombri, delle alici salate... dei peperoni pelati o dei pomodori pelati, hanno una funzione, anzitutto far fare ai fortunati fra costoro una piccola carriera politico-mediatica. Gli esempi abbondano, i cambiamenti reali sono zero, però poi qualcuno si ritrova deputato, qualcuno si ritrova senatore, a qualcuno gli danno che so l'INPS, insomma varietà, qualcuno gli fanno un giornale e via andando. Per quanto riguarda poi i risultati concreti, a me pare di non vederne. Perché? Perché i risultati concreti sì, si ottengono facendo anche campagna di massa e attivismo, come dice Dragogliano. Però peccato che se fai campagna di massa e attivismo su buffonate, puttanate, e ti fermi solo su quello, e cioè sull'eclatante show, parleranno di te per un giorno, qualche signora commossa, siccome sei giovane e carino, deciderà che vorrebbe averti come figlio o come amante, oggi che vanno di moda i toy boy. Però peccato che il cambiamento reale non avverrà, perché il cambiamento reale ha bisogno anche di altro, ha bisogno di proposte che stiano in piedi, ha bisogno di tecnici preparati che dicano le cose, abbiamo bisogno di quello che, guarda caso, invece, con tutto il disprezzo che avete, Giorgia Meloni ha fatto. Perché potete anche, come dire, disprezzare Giorgia Meloni quanto volete, io non la disprezzo, io sono ferocemente opposto a Giorgia, la chiamo fascista e lo sa. Io lo dico anche in faccia e non c'ho nessun problema, perché Giorgia lo è. Però una grande ammirazione dell'umiltà politica di Giorgia Meloni, che di piazzate ne ha fatte poche. Allora, però sta imparando. Però Michele, io una cosa, sui Novax, intanto il Covid è finito, cioè per quello loro hanno preso percentuali da 0, poi la cosa che tu hai detto è vera, che la maggior parte delle volte si va in Parlamento e poi basta, ma lì è il problema, che poi c'è la tendenza quando si arriva al Parlamento a fare scagate. Però non è detto uno che debba andare così. Due, hai fatto un esempio perfetto, cioè la Meloni intanto le piazzate le ha fatte, cioè mi ricordo lei davanti al salone, davanti a un museo di Torino che faceva la cosa perché avevano fatto lo scontro. Al museo egizio, ne ha fatte 400 di piazzate, però nel frattempo cosa ha fatto? Aveva una rete di think tank, di associazioni che creavano una narrativa, una visione di paese che poi ha convinto gli italiani. Adesso c'è un'area in cui ci possiamo un attimino riconoscere, che ha già questi think tank, queste associazioni che creano una visione di paese. Cos'è che manca per farla andare avanti? Mancano proprio queste azioni virali, e poi a supporto di queste azioni virali ci potrebbe essere una visione di paese che già in parte si sta costruendo, non è ancora completa ma si sta costruendo. Però le persone che ci ascoltano, ma anche queste qua che sono in chiamata, devono capire che questa cosa non si fa in automatico, non si fa da sola. Se in prima persona tutti non ci provano a farsi sentire,
a fare un qualcosa, quando sono indignati, non soltanto scrivere su Twitter, ma andare a protestare, inventarsi qualcosa, non cambierà mai nulla. Io nel mio piccolo ho provato a fare qualcosa, Matteo nel suo piccolo ci prova qualcun altro, ma siamo quanti? Neanche una decina, in un'intera area politica, c'è una cosa che è folle, folle, e io non lo riesco a capire, cioè riesco a capire il perché, ma mi fa morire dentro, mi fa morire dentro. Io credo che tu, Michele, che credo che speri che un giorno i giovani riescano ad avere la giustizia in questo paese, oltre a fare divulgazione come la fa benissimo, che è una cosa che serve, dovresti spingere queste persone a fare qualcosa, a fare qualcosa, non bloccare le strade, non imbrattare monumenti, ma fare qualcosa. Benissimo, un minimo. Ma fate qualcosa, è quello che ma davvero, per me bisogna partire da un punto. Magari abbiamo bisogno da subito, taccio perché ho parlato abbastanza, d'altra parte Ivan mi ha detto di venire qua che c'era la discussione, era tutta a favore di Ultima Degenerazione. Io sono venuto, ma non trovo niente a favore. Ma come tu? Io non ero a favore. Beh, in realtà 3-4 persone è un pochino sì. Però... Io non so. Io, ecco, comunque, vorrei capire. Però, del traffico a parte, comunque io Melin, per sono a favore. Vabbè, Francesco Intraguglielmo, Delli Mello, Jacopo e Melin stavano, diciamo... Vabbè, Francesco, non... sembra dare per acquisito... Lasciamo stare questa storia dei metodi. Io sono dell'opinione che nella città in cui viviamo sia assolutamente barbarico, letteralmente barbarico, il metodo che impedisce agli altri di vivere. In una società come l'italiana, dove si sciopera, si blocca tutto, cioè, da decenni, okay? Mentre era un atto, se volete, di coraggio e di... che creava nel 1966 o forse anche nel 1974, oggi non lo è più. L'Italia è un paese piagato da scioperi, manifestazioni, boicottaggi, una follia. Ah, assolutamente. Ma comunque il punto è, qual è questa visione che a te sembra acquisita e che andrebbe trasformata in atto politico? Perché io non la vedo proprio. Ciao Jacopo. Allora, la visione secondo me non è ancora totale, però ci sono delle cose che cominciano a diffondersi, cioè io vedo sempre più gente che ad esempio prende consapevolezza sul tema della pensione, della sostenibilità del debito, anche grazie al lavoro di divulgazione di Ivan, di Michele, lo vedo su Instagram, o ad esempio una cosa, un dato a me mi ha colpito, e poi vabbè, vengono fatti con i flussi, quindi è relativo, però il 30% di giovani tra i 18 e i 24 anni che ha votato il terzo polo, che secondo me è la cosa alla fine un attimino più simile a questa visione di paese, nonostante i due cretini e la dirigenza, e che sono stati uno tra i partiti più votati dai giovani, è un segnale che questo lavoro di divulgazione sta creando qualcosa. Il secondo partito più votato da quella fascia d'età è Fratelli d'Italia, però. Ok, va bene, ma sputa sul fatto che è il primo, cioè non è un dato che così si prende e far sparire. Cioè, però ci sono, c'è anche da dire le cose. Poi magari non si concorda su tutto, ad esempio, non lo so, magari io posso avere un'idea rispetto alla transizione ecologica diversa rispetto a Michele o rispetto a un altro tema, Michele la può avere rispetto a un'altra, ma io credo che ci siano un minimo di punti che si possono mettere insieme, che creano questa visione, che però deve essere portata fuori dai social e deve entrare nei media. Questo è sacrosanto, certo. Anche perché due cose, cioè è virale, va bene, è virale, e, ripeto, cioè comunicativamente parlando, minimo sforzo, massimo risultato, bravi tutti, fantastico, stupendo, meraviglioso, se non ci metti poi, per quanto mi riguarda, opinione mia, se non ci metti poi un messaggio da veicolare puoi diventare virale quanto vuoi. Seconda cosa, i social rimangono una bolla. I social rimangono una bolla comunque, e gli algoritmi di TikTok, di Instagram, eccetera, eccetera, sono una bolla dentro la bolla, perché ti fanno arrivare a pubblico che già sostanzialmente la pensa. Allora, comunque, il fatto, il discorso, per arrivare alla fine del discorso, è che i social rimangono una bolla, è uno dei motivi per cui... Non è vero. Poi a Francesco, posso finire? Per cui a Francesco... si infervorava rispetto, no? Si chiede perché non vanno, perché non sposano questa causa, perché non si attivano. È perché magari non gli interessa. Cioè, tu puoi anche avere ed è bellissimo che qualche giovane creda fortemente a un certo tipo di battaglia e che la porti avanti e che convinca quante più persone spiegandole, eccetera, eccetera, eccetera. A un certo punto, però, bisogna anche considerare, per eventualmente adattare la propria proposta e il proprio modo di veicolare, il fatto che
magari non interessa o non viene comunicata in maniera abbastanza ampia o funzionale poi a quella che è una conversione politica, allora, di quella comunicazione. Il discorso delle bolle che tu fai adesso è super vero, però c'è stato un momento, soprattutto all'inizio, alla nascita di YouTube o altro, in cui gli unici divulgatori, le uniche persone presenti, erano persone che comunque sia portavano avanti un'idea di paese che era abbastanza simile alla nostra. Mi viene in mente il nome che è più eclatante, che è Shai di Breaking Italy. Lui secondo me è la persona che parla di notizie la più autorevole, che si può, che ha il rapporto migliore, pensa come siamo messi, che c'è Carlo direbbe che c'è un'egemonia della sinistra su YouTube. Queste cose danno un vantaggio competitivo sugli altri che si può cercare di sfruttare. Ok, è questo. Adesso è vero che ci sono delle bolle. E poi, tra l'altro, l'azione virale, come la tenda, come quello che è, che si può pensare, serve proprio per uscire dalle bolle dei social, per andare nei media tradizionali e per contaminarti con le altre bolle. O ancora, ad esempio, andare ad interrompere un evento di qualcun altro, di un'altra tua bolla politica avversa, è un modo per scoppiare la bolla. Cioè, andare a fare un'azione di contestazione, ritornando poi al tema iniziale, è un modo per bucare la bolla. Questi sono tutti quanti modi per bucare la bolla. Si dovrebbe prendere quello che c'è di buono e usarlo per spingere e andare avanti. Non lo so, tu pensi che dopo i tuoi video su YouTube in cui sei andato a fare quel tipo di contestazione lì, tra gli spettatori c'era qualche spettatore, aspetta, c'era qualche spettatore che la pensava in un altro modo e si è convertito? No, ti dico, cioè, io no, penso che tu abbia avuto commenti di quelli che ti davano contro e di quelli che ti supportavano. Guarda, pochissimi, però c'è stato qualcuno che mi ha detto che ad esempio da seguiva uno dei personaggi e poi ha perso fiducia, ma i miei video chi se li caga? Cioè, io faccio video, parliamoci, da un mese ne ho fatti 5 tipo, ma il lavoro che fa Ivan, il lavoro che fa Shai, il lavoro che fa Liberi Oltre, un lavoro massivo che ha avuto un impatto, cioè è impossibile. No, non ha avuto un impatto. C'è un effetto moltiplicatore. Un attimo, fermati Carlo, fermi, porco il demonio. Meilin e Michele hanno alzato la mano. So che hai fatto la maturità l'anno scorso, cosa studi in questo periodo? C'è scritto adesso economia, poi non so se farò ancora questo, però per adesso economia, perché? Ecco. No, niente, mi ha consolato che studi economia, temevo stessi studiando scienza della comunicazione, perché sembri essere convinto che la soluzione dei problemi del mondo si ottenga attraverso tecniche di marketing. Io parlo di comunicazione, Io ti ho ascoltato, fammi finire le frasi, sennò perdiamo tempo a dover ricominciare da capo, anche perché c'è gente a casa che ci ascolta e si perde il filo. Allora, tutto il tuo argomento sembra concentrarsi su, sei convinto che esiste, che il problema è totalmente di rompere le cosiddette bolle, cioè che esiste un movimento politico di opinione, delle proposte organiche convincenti che potrebbero avere grande seguito, solo che se ne parla solo da Ivan, da su Liberi Oltre o da Shai. Beh, allora il problema vero è duplice, e te lo ripeto, poi do la parola a Carlo che vuole intervenire. Uno, non mi hai ancora detto in cosa consista, perché se sono le puttanate di Carlo Calenda o le follie di Più Europa che passa il tempo ad appoggiare appunto gli studenti in tendina e a dire cagate per sussidiare i piccoli borghesi che vogliono vivere nei centri delle città costose, allora mi dispiace, io non faccio parte di quella roba lì, anzi la ritengo dannosissima. Punto numero uno. Punto numero due, non hai ancora mostrato, e invece io ti ho mostrato svariati esempi di fallimento, come e dove e quando questo aspetto di Épater bourgeois, fondamentalmente, no? Seneca in debut continuò le combat, spacchiamo le vetrine, facciamo le tendine, sporchiamo i monumenti, caghiamo in piazza, andiamo a tirare pomodori alle pellicce di quelli che vanno alla prima della scala a Sant'Ambrogio, abbia mai portato un risultato politico corretto. Ho fatto un elenco che copre 50 anni di cose di questo tipo. Peccato, anzi 60, peccato che nessuno di queste cose abbia mai prodotto un cambiamento effettivo di alcun tipo. Però aspetta Francesco, Francesco, tocca a Meilin. Sì. Io volevo solo dire che secondo me ci sono alcune persone che non so quantificare la percentuale di impatto, ma per esempio l'avvocato dell'Atomo sulla percezione del tema nucleare sui giovani sta avendo un impatto. Non so quantificare quanto, ma lo sta avendo, ne sono convinto di questo. Meilin, posso rispondere visto che Michele mi ha fatto e poi parlare. Meilin, tocca a Meilin, che sono due ore che sta così, un attimo. No, allora, anche perché sennò mi dimentico, no, cioè non sono più giovane come una volta, no, e dopo mi dimentico quello che volevo dire. Comunque, ragazzi, il punto è che l'effetto, no, fuori dalla bolla,
tipo dopo Greta Thunberg c'è stato, cioè la crescita dei verdi c'è stato, la politica antiatomica della Germania è un riflesso di questo, ma il problema qual è? Cioè, perché quello, collegandomi a quello che dice Michele, che uscito dalla bolla e comunicato il messaggio, il problema è che poi dopo bisogna affrontare la tematica. Il problema è che nella politica il come affrontare la tematica è un puttanaio enorme ed è totalmente disfunzionale. Cioè, si può legare tanti argomenti su questo. Anche il tema della carne artificiale, no, della Coldiretti diretti che vuole risolvere bannandola in Italia per salvare, no? Cioè, se tu chiedi allo studente come risolvere il problema delle case, lo studente, che so, di scienze sociali, che cazzo ne sa? Cioè, è quello sempre il rapporto sbagliato col problema. Sensibilizzazione, secondo me, funziona. Come ho detto, la crescita del Partito Verde politicamente c'è stato. Che i politici si siano sensibilizzati in alcuni paesi, soprattutto più di altri, alla tematica, c'è stato. Che poi abbiamo preso provvedimenti totalmente fuori senso e che addirittura vadano contro l'intenzione finale, e quello è un altro problema ancora, e non riguarda solamente il problema ambientale, riguarda praticamente tutte le tematiche. E se tu chiedi come risolvere i problemi economici e poi chiedi alle aziende, ovviamente le aziende chiederanno cose a loro favore, mica quello del paese. Poi dopo dovrebbe essere il politico a informarsi su come trovare, cioè il politico buono, no? Però il politico buono ultimamente, cioè, è in via d'estinzione. E purtroppo più si fa cacciara in ogni contesto, vedi anche Trump, più si fa cacciara, più comunque, per quanto polarizzi, riesce ad attirare attenzione e voti. Questo è il mondo dei media, il mondo moderno. Purtroppo è fatto così e tocca conviverci, perché secondo me non abbiamo così tanto potere per cambiare le cose. Questo posso rispondere? Allora, per quanto riguarda la mia attenzione particolare sulla comunicazione, io metto un'attenzione nella comunicazione perché ritengo che sia la cosa che è più vicina ai miei interessi, alle mie competenze, e parlo di quello. Non mi sento di parlare di, attualmente, in questa trasmissione, in questa occasione, di altro, perché questo qui. Per quanto riguarda gli esempi, un esempio recente in Italia non c'è, perché appunto i nuovi metodi che ti permettono di essere così virali, quindi anche TikTok o altro, cioè questa cosa, comunque sono robe abbastanza recenti. La cosa più simile che mi viene in mente è il Movimento 5 Stelle, comunque si è avuto là al tempo un impatto, cioè i Vaffadei, quelle cose, cioè era completamente diverso. Cioè non, adesso si va più su azioni più piccole, più ristrette, però quello lì è la cosa che mi viene, diciamo, in mente più simile. Per quanto riguarda le proposte, mi viene in mente appunto il tema delle pensioni, mi viene in mente il nucleare, mi viene in mente il tema del debito pubblico, mi viene in mente la scuola, il superamento del sistema gentiliano, mi vengono in mente tutti quanti i discorsi sull'università. Cioè, secondo me ci sono delle cose che si condividono, oppure anche un certo modo di leggere e di guardare l'attualità, un certo rispetto delle fonti. Cioè, secondo me ci sono queste dinamiche. Poi concordo con Ivan con l'impatto che ha avuto l'avvocato atomico, ma non è soltanto l'avvocato atomico, anche tu Ivan, ma anche Shai hanno avuto un impatto, ma anche Liberi Oltre. Cioè, ad esempio, io tramite Shai ho visto il podcast che ha fatto 200 anni fa Michele. Allora vedi qual è il discorso, che si ottiene più a fare divulgazione che a fare quello che fa Ultima Generazione. Allora, in questo modo tu fai una cosa che è giusta, cioè però le persone che riescono a seguire in maniera così assidua questi progetti di divulgazione sono poche, servono anche dei modi per coinvolgere le persone che non riescono a guardarsi un'ora di live. Poi fa altro nella vita. Allora, sta diventando circolare, non ho mai trovato una volta Francesco Intra Guglielmo ascoltare e rispondere alle obiezioni del tuo. No, Ho risposto. Sei una specie di disco rotto che tra l'altro interrompe continuamente. Va bene, hai ragione tu, Francesco, ti saluto. No, conosciuto che facevi la lotta per non fare gli esami di maturità perché non volevate i voti, e queste sono le cose che su cui tu cosa pensi. Costruire. Non ti sei mai scusato per aver fatto... Io, Michele, non ho fatto nulla. Ma porca Madonna, ma cioè davvero, cioè, ma non si riesce a finire una frase, porca. Sì, ma ti puoi vedere di bestemmiare. Io bestemmio tutte le volte che voglio, perché siamo in un paese libero e ho il diritto di parola. Esattamente, alcuni bestemmia che offendono la mia intelligenza, mi permetto di dire Dio. Okay. Fa parte della mia famosa cultura. Poco rispettoso, stanno guardando un sacco di persone. Poco rispettoso che tu venga a criticarmi su quello che io dico e mi censuri.
è un'opinione tutta tua. Ma che ti sono cazzi tuoi? Ho detto che c'era Carlo che aveva alzato la mano. Ma perché mi devo sentire a bestemmia qua? Ma sono venuto uno spettacolo di stand-up comedy che devo sentire. Problema tutto non sono venuto un problema, sarà un problema no, che io in miniera. Saluto. In miniera. No, non mi riguarda. Mamma mia, che prete. Sei proprio un prete. Non mi riguarda. Però ti posso chiedere in cosa non ti ho risposto, che magari l'ho anche dimenticato. Lo spiego. Non mi hai risposto perché non mi hai ancora dato. Adesso rispondo un attimo a Mailing, che almeno Mailing ci ha provato. Mailing ha dato un esempio, ha detto le varie legislazioni più o meno su global warming, tipo la rinuncia all'atomica in Germania, sono frutto di questo tipo di azioni. Mailing sa meglio di me che non è vero. Allora, l'accordo di Parigi c'entra nulla con Greta Thunberg, c'è un movimento molto più serio, molto ben più fatto, fatto da scienziati, alcuni hanno posizioni estreme, altri meno, che si chiama International Panel on Climate Change, okay, che produce da decenni cose piuttosto serie, e per quanto riguarda poi la decisione tedesca sappiamo benissimo da cosa è stata causata. È stata causata dall'interazione fra le scelte politiche e la necessità che aveva Merkel di avere il supporto dei Verdi e Fukushima. Senza Fukushima, ecco, allora, spero che l'idea di fare fatti eclatanti e piantare tende non includa Fukushima, cioè causare tsunami che mettono allora a repentaglio centrali, ecco, perfetto. Allora, rispondo breve, proprio una però io un esempio allora, dovrebbe no, però in realtà però un esempio lo Francesco, però non puoi parlare solo tu, Francesco, ho due ore che mi stai a fare nervosi a me, che sto tranquillo, c'è Carlo che sono due ore che vorrebbe dire qualcosa, facciamo parlare tutti, sennò che cazzo è? Prego Carlo, scusa. Allora, due cose veloci. Allora, una, tu quando parli di Shai, di tutta quella gente lì, io Shai lo seguo da quando ho aperto praticamente il canale e, come diceva Manfro scherzando, c'è quasi un'egemonia culturale, no? Di sinistra sui social, di questi divulgatori scientifici. Ecco, se servisse questo a far vincere le elezioni alla sinistra, avremo i partiti capitanati da queste persone che prendono fraccate di voti anche tra i giovani, mentre invece non è esattamente così, anzi i giovani che seguono queste persone non vanno a votare tendenzialmente o comunque votano poco, quindi questo trasferimento immediato di voti tra il divulgatore scientifico di sinistra e le elezioni non c'è, io non lo vedo. Detto questo, però, la cosa più importante che ti volevo dire era che tu hai detto: ah, ma fanno i blocchi stradali per qual è l'obiettivo che avete? Eliminare i sussidi ambientalmente dannosi. Bene, leggo dal sito Pagella Politica quali sono i sussidi ambientalmente dannosi, e sono l'IVA agevolata per le case di abitazione non di lusso e il differente trattamento fiscale tra benzina e gasolio, nella fattispecie per l'accisa sul gasolio. Quindi tu vorresti eliminare l'IVA al 10% per riscaldare le case delle persone normali, e le abitazioni non di lusso sono praticamente tutte. Scusa, ma io non ho detto di essere d'accordo su questa cosa. Io non ho detto di essere d'accordo su questa cosa. È da due ore che non c'entra nulla quello che propongono. Io sto parlando del metodo di proporre. Poi l'esempio, Michele, forse non stavi ascoltando, ma l'ho fatto. Ho detto il Movimento 5 Stelle, ovviamente con tutte le dovute differenze. Quello lì era l'esempio che avevo fatto. Perché è l'opposto di questa roba qua. È una cosa nata con un lavoro capillare che è durato 15 anni di base, e grazie alla presenza di un personaggio tragico, purtroppo, di enorme visibilità e simpatia. Se il Movimento Studente 5 Stelle, secondo te, è l'esempio che occorre seguire? No, allora, io ti saluto, la Madonna Benedetta, davvero, riesci a creare irritazione, devi imparare a non interrompere continuamente, me ne vado anch'io, e non per le bestemmie, ma perché mi sono rotto il cazzo di un ragazzino saputello che non solo non sa argomentare, ma interrompe continuamente. Sei saputello! No, ok, e gli esempi sono sballati, pensa prima di farli. Il Movimento 5 Stelle è durato 20 anni a costruirsi, e si è costruito non su distruggendo Fontana di Trevi, si è costruito su ben altra maniera. E comunque il punto è, a questo punto siamo sembrati essere tutti d'accordo che bisogna far vincere la sinistra. Ragazzi, io vi saluto, io sta sinistra mi fa schifo. Ed è questa l'altra domanda a cui si continua a esserci un'enorme confusione, ok? Quale sarebbe questo programma politico concordato? Non esiste.
non esiste. Per parte mia, continuo a pensare che le cose di cui ha bisogno l'Italia siano più o meno quelle che scrissi con Sandro Brusco, Orson, 11 anni e mezzo, okay, nel programma di Fare, con la quale credo siamo in 8 qua, gli altri 7 concordano forse al 15%. Quindi non esiste. Quindi tutta questa discussione di Giulia Cambati in aria di uno che continua a voler sostenere che bisogna epatele bourgeois. Ripeto, epatele bourgeois non serve un cazzo. Serve solo per diventare personaggi mediatici e fare una carriera personale. Punto. E adesso ascolto. Allora, Michele, io non ti offeso, il saputello, in effetti un po' saputello lo sono, lo ammetto, il vizio di interrompere ce l'ho anche, quindi te lo concedo. Però comunque sia, io ho fatto degli esempi anche sulle proposte che ho detto che secondo me ci sono, ad esempio il debito, ad esempio le pensioni, ad esempio il superamento del sistema gentiliano a scuola, ad esempio il nucleare, quindi secondo me c'è un minimo di agenda comune. Tralasciando questo fatto, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, ovviamente ci sono delle enormi differenze perché è passato tanto tempo. Se tu mi chiedi un periodo in Italia, un esempio in Italia, ancora adesso non te lo so dare, però secondo me potenzialmente con le dovute differenze ci sono delle similitudini. Comunque sia, il fatto che Beppe Grillo fosse noto ha aiutato questo movimento oltre alla fase di capillarizzazione, cioè non è che un movimento politico si crea così schioccando le dita, c'è la parte di radicamento, c'è la parte di costruzione di una visione di paese che fanno le associazioni think tank, e poi c'è anche la parte di attivismo. I Vaffadei cos'erano? Non erano comunque sia dei momenti che cercavano di creare quella viralità? Secondo me sì. Poi sulle proposte te l'ho detto, l'avevo detto poco fa, forse non mi hai sentito, non so cosa dirti. Afro, vuoi aggiungere qualcosa? Tu che da un po' che non parli. Chi? Io? Sì. Ha detto Manfro? No, io volevo... volevo soltanto... Sì, no, vabbè, ma più o meno quello che devo dire l'ho detto. L'unica cosa, magari prima di andare in chiusura, è che siamo stati un'ora e un quarto a parlare della Fontana di Trevi, sostanzialmente, dell'azione in sé, e senza, per esempio, andare a discutere di tutto quello che è successo in Emilia Romagna, discorso prevenzione, discorso effetto, discorso costo economico, discorso gestione del governo, cosa ci possiamo aspettare domani, cosa non ci dobbiamo aspettare. Poi io avrei veramente poco contributo da dare perché non al concreto non lo so, però visto che insomma ho invitato Daniele Visioni per parlare di questo, sulla questione di domani. E l'altra cosa c'è una mezza risposta, cioè nel senso che lo stato di emergenza già c'è sull'Emilia Romagna, perché è stato dichiarato il 4 maggio, già quando ci sono state le prime precipitazioni, eventi atmosferici definiti così, i primi di maggio, quindi quello è stato proclamato per 12 mesi e c'è, è il motivo poi perché penso che sia intervenuta così velocemente Protezione Civile e tutto. E poi si parla dello stato di calamità, che però riguarda semplicemente la questione dei danni al settore agricolo, i danni economici, cioè riguarda quel punto lì, tant'è che è il ministro dell'agricoltura che dovrebbe approvare lo stato di calamità. Niente, solo questo volevo dire da un punto di vista giuridico, sul resto date voi. Sono andato avanti. No, e poi l'altra cosa, spezzare una lancia a favore di Francesco, che insomma ha dimostrato adesso, poi magari Michele non è d'accordo perché ha anche un approccio diverso alla comunicazione, però secondo me c'è un ardore anche giovanile che è giusto si confronti anche con un determinismo dato da un'esperienza più ampia e che giustamente critichiamo come controparte le alzate di dito senili del sottoscritto, nel senso ma ben vengano, però discussioni che ci siano più discussioni intergenerazionali. Questo per quanto sia 40 anni e passo 50 anni quasi che me ne sono reso conto, lascerà tutto come trovo. La mitologia secondo cui gli ardori giovanili sono utili al cambiamento è una mitologia, non cambierà mai, fa parte della nostra vita in una società in cui, pur massacrando le condizioni delle giovani generazioni nei fatti, lo compensiamo con una retorica giovanilistica imbarazzante, per cui in Italia il ventenne, il venticinquenne è un ragazzino e va perdonato, è una cosa tragica, è una specie di primitivismo culturale osceno, lo alimentiamo. No, io non sono di questa opinione. Sono da molto tempo, da quando ho mollato la politica, avevo 22 anni e mezzo, e mi stavano passando appunto le cretinate giovanili. Sono dell'opinione che sia assolutamente falso. Sia un mito o sia un mito dannoso. La politica è una cosa seria, specialmente la politica del cambiamento in società complesse e avanzate, in cui purtroppo la semplificazione dei problemi, la loro riduzione appunto ai patelle bourgeois e a tendine è funzionale
alla trasformazione mediatica dei problemi in slogan, e credo che le ardori giovanili siano dannose. Guardate, per una semplice ragione. Però... Perché in realtà non vi rendete conto? Quello che proprio non vi rendete conto è che mentre si chiacchiera, si butta il piscio nella fontana di Trevi, che cazzo hanno buttato, la barcaccia, si tirano i colori di qua e di là, si ferma, le decisioni le prendono i signori con cui ho passato gli ultimi 10 giorni, che poi scrivono dei simpatici manifestini in cui vi spiegano, nel caso mi ristringo all'ambiente, ma va bene per tutto il resto, dei manifestini in cui vi spiegano che loro sono pro riduzione CO2 perché così beccano i finanziamenti pubblici, e creano dentro all'azienda degli pomposissimi e costosissimi uffici per social concerns e cose di questo tipo. Boys, it's a profit maximizing business and it's the 50-year-old technocrats that take care of it, not you. You're just puppets. Posso dire l'ultima cosa e poi mi sto zitto a vita. Vai. A vita non ci crediamo, però per la live. Io sono d'accordo con Michele, perché quando si giustifica un giovane si dice vabbè, ha sbagliato, è giovane. Poi anche quando ha ragione si dice vabbè, ha ragione, ma comunque sia giovane e cretino. Quindi sul principio sono d'accordo con Michele. Poi tu avevi detto una cosa, Tenet. Che praticamente riguardava, parlavate di sinistra o altro. Uno, le persone che guardano Shah, che guardano Iman, che guardano Liberi Oltre, non vedono assolutamente il PD come un punto di riferimento, la sinistra come un punto di riferimento, e non vedono neanche tanto il terzo polo. Cioè, guardano la sinistra e il terzo polo come un punto di riferimento perché non c'è altro. La maggior parte, secondo me, di quelle persone non vota, comunque sia una grande fetta. Un po' di quelli che seguono Shah sono del PD, proprio perché non c'è questo punto di riferimento, quindi niente, praticamente questo. Poi c'era un'altra cosa che aveva detto Tenet, ma ora non mi ricordo, che era interessante. Allora, è raro trovare uno che dice seguo quello e mi piace il PD, non c'è mai questo, perché ovviamente tutti quando vanno a votare votano il meno peggio, e questo avviene anche a destra, non è che chi vota la Lega, ma certo, la maggioranza sono proprio felicissimi. Vabbè, però in questo caso vorrebbero qualcosa di diverso. Ma se possono fare sondaggi su YouTube, no? Ecco, mi è venuta in mente una cosa, la cosa che avete detto. Però se sta a parlare a carro, non è imparato un cazzo. Ti giuro l'ultima, tu Tenet avevi detto una cosa, che io mi lamentavo del fatto che non si facevano le proteste, e tu hai detto perché magari non gli va di protestare, ok? E allora io dico va bene, a te non ti va di protestare, non ti va di fare divulgazione, non ti va di impegnarti in qualche modo, però non venire a rompermi i coglioni nella chat di Ivan dicendo, andando a insultarmi e dirmi che sono un depensante, perché io quantomeno ci provo insieme ad altre persone. Attenzione, tu parti, però Francesco, no, io criticavo, una contestazione da parte, persone dopo. Finisco proprio. No, io non ti criticavo il fatto che ci fossero persone che sposano la tua causa e che non hanno le palle di scendere in mezzo al raccordo, quello che vuoi. Io critico il fatto che probabilmente ci sono persone nella chat di Ivan che ti scrivono sei un depensante perché non condividono la tua idea. Cioè, tu parti eventualmente, prima di tutti gli altri discorsi, dal presupposto che il tuo messaggio sia condivisibile e condiviso. E questo può non è, ti dico soltanto, io non ho poi magari hai ragione tu, ti dico soltanto che può non essere vero. E che la gente ti dà contro perché ha un'opinione diversa, perché la tua non è assoluta, tu la reputi giusta, dovrebbe nella tua prospettiva essere assoluta, il più condivisa possibile, ma quella rabbia che hai del perché la gente non scende in piazza non è solo perché non scendi in piazza, potrebbe anche essere perché la pensi diverso. Cioè, magari non ci pensa diversamente sui metodi di comunicazione, poi sono sicuro. No, la pensa diverso. Ci stanno persone in Italia che pensano che l'ambiente non sia un problema. Okay, ci sono persone in Italia che pensano. Ho parlato, guarda, proprio oggi ho parlato con un mio conoscente che appunto dice che non esiste questo problema. Ok, però nella chat di Ivan ci sono persone che a grandi linee, almeno qualcuna che addirittura conosco, sono sicuro che condividono la causa ucraina, hanno la mia stessa idea sulle pensioni. Ma è una bolla, capisci che è una piccola bolla comunque. Ovvio che è una bolla, ma proprio perché è una bolla. Però anche lì, Francesco, la causa ucraina, come la supporti? Cioè, nel senso, io i tuoi video li ho visti, però onestamente li uso in modo intrattenitivo, ok? Non è che quel video lì aiuta la causa ucraina. No, quello lì è intrattenimento, ma è una cosa che termine. Io non credo che ci sia un modo. Vabbè, quello anche noi, cioè parlandone, aiuti per quello.
Però comunque sia, vabbè, voi lo fate da molto più tempo, lo fate invitando anche esperti, cioè una cosa diversa. Io sono... Sì, però effettivamente non è che stiamo cambiando le sorti del conflitto, quello intendo. No, però tutti, però capito. Tutti insieme. L'importante tutti però è parlarne, insieme. Certo. Tutti insieme. Ma tutti vabbè, noi, però non è la stessa cosa, cioè io invito un esperto, noi invitiamo esperti a parlarne, non è che andiamo a rompere i coglioni ai filorussi. Quelle sono linee editoriali, quello è un altro paio di maniche, non è un fatto. Io ritengo che sia più utile quello che facciamo noi rispetto ad andare a rompere i coglioni a un convegno dei filorussi, cioè non porta ma sono scelte, cioè ognuno sceglie il metodo, ma io non lo comunicare, condivido, cioè, non, cioè... secondo me non è utile alla causa, ma vabbè, Ivan, è libero di fare le sue opinioni, però non sono però Ivan, tu io infatti ci sono andato per divertimento, puro divertimento personale, andare a parlare con i Provita è un puro divertimento personale, non è una cosa utile alla causa. No vabbè, è anche puro divertimento, però non c'è solo quello. Se devo parlare delle robe che ho cercato di fare, ma non mi sembra neanche il caso, le manifestazioni, quelle fatte a Roma, a Milano, un minimo, un'unghiettina cerco di farla, cioè almeno ci provo. Ma noi non ti rimproveriamo che non fai niente, noi rimproveriamo al massimo le idee che sembrano un po' quelle da essere comunisti a 20 anni, vuol dire avere un cuore, essere comunisti a 20 anni un giorno vuol dire non avere il cervello. Quando ti ascolto, questo mi sembra di vedere, che sei ancora a 20 ma anni. Secondo me non è comunista, ma comunque. No, ovviamente non gli stavo dando del comunista, stavo facendo sì. Per bloccare il modo di ragionare, non stavo dicendo che era comunista. E che abbraccia delle battaglie che sono puramente ideologiche, che però non hanno un fondo. Ma non è vero, non è vero. Io ho parlato di quella dell'ambiente, saluto. Ciao Francesco. Ciao, Fra. Quella dell'ambiente è così, quelli che vanno a imbrattare le cose, è una polemica puramente strumentale, dove parlano di un tema reale, ma vorrebbero una soluzione che non c'è. È come se io andassi a buttare, non so, a manifestare dicendo voglio la pace nel mondo. Cioè, questo stanno facendo loro. Carlo è la copia scadente di Delli, ma bro, cioè Delli fa ridere. Tu mi puoi... Vabbè, comunque... Ma io non voglio far ridere, è così. Ma chi ha detto che ha parlato di senti, dire, ma prima di... Carlo, prima di salutarci, vuoi spiegare a Michele il tuo concetto dell'espansionismo NATO, per capire se Michele è d'accordo? Ma secondo me... No, ma io la trovo una cosa banalissima. Cioè, secondo me... No, sto scherzando, evitiamo. Carlo, è una provocazione. È no, fatta, so, tu so, sappi che è fatta per il thumbnail di domani. Non ci cascare, ma, però. Ma lo so. Ma no, ma lo posso anche dire. Non... Era una cosa banale, però. No, chiudiamo. Non so, Michele mi sta guardando malissimo. Già abbiamo fatto arrabbiare. Ti sto ascoltando, che purtroppo per me è orario di lavoro, sono a casa, eccetera, ma ogni tanto giro di là dove c'è un altro schermo perché c'ho degli studenti, dei colleghi che mi scrivono. Ma tranquillo, ti sto ascoltando. Cos'è la storia dell'espansionismo NATO? No, dicevo semplicemente che colpa me di Parabellum mi ha consigliato che è vero che la NATO si è espansa, dopodiché però ovviamente a dire questo non c'è di male perché è vero, dopodiché uno dice si è espansa e quindi non poteva, certo che poteva non rompere i coglioni, ma non c'è niente di male del dire che è vero che si è espansa, tutto qui. Era oh beh, sì, certo che si è espansa. Bisogna essere un Orsini per convincersi che non lo sia, cioè si sia allargata, non c'è dubbio alcuno. Ovviamente la teoria di costoro dei rovelli, sì, ma il tema era l'accezione che viene data al termine espansionismo NATO. Esatto. Qui va detto, no? Questa narrativa, vedete, interessante, in cui conta invece il lavoro minuzioso. Perché conta il lavoro minuzioso? Conta il lavoro scolastico. La grande maggioranza, per esempio, del popolo italiano, infatti questo tipo di argomento vale solo in due sottogruppi estremi dell'umanità. Uno è un gruppo ristrettissimo di teorici della politica internazionale ultrareazionari, capeggiati dal famoso Marshmallow, negli Stati Uniti e paesi vicini, insomma, saranno 50 persone, tutti che parlano lingue strane, scrivono robe strane, nessuno li legge, i quali amano una teoria loro, su cui hanno costruito la carriera, che ci sono gli imperi devono andare in clash, sono eterni, le superpotenze, e quindi si vive continuamente in aggressione. L'altra è purtroppo il popolo italiano, che è rimasto fermo a causa di scuola e mondo politico all'idea che c'è una specie di paura strategica statunitense nei confronti della Russia, e non hanno capito un cazzo di quello che invece purtroppo è successo negli anni 90, e cioè che la guerra l'ha vinta, come dice il barbiero, che dice che l'hanno vinta i ricchi, no, l'ha vinta il sistema liberal democratico capitalistico, con buona pace del signor Barbera. E il signor Barbera non ha che da mettersela via, cazzi suoi, se era comunista, emigrasse.
Barbero. Ah, Barbero. Ah, Barbero, sì, vabbè, confondo spesso, deve essere l'influenza. Sometimes it looks like he's speaking under the influence of Barbera, then that must be the reason. Barbera e champagne stasera brindiamo. Vabbè, Barbera champagne. Michele, io champagne. Allora, il problema è questo, è che è vero che se tu hai questa concezione, pensi che gli Stati Uniti siano in guerra con la Russia, come nel 1954, allora il fatto che altri paesi aderiscano alla NATO, pensino che la liberal democrazia sia più saggia, è che un sistema di autodifesa comune, di mutua difesa comune possa essere aggressivo, allora certo leggi le cose secondo la logica di Putin. Però si scordano che negli anni 90, erroneamente, perché col senno di poi abbiamo capito che in realtà c'entra un cazzo il comunismo, e quello è il punto. A proposito, lasciate che faccia pubblicità, per chi sa l'inglese, da voi è lunedì, vero? Sì. Sì. Allora, mercoledì alle 15, italiane, intervisto Karl Schlögel sui canali di Liberi. Karl Schlögel è un grandissimo storico tedesco, forse uno dei più affermati sulla Russia, che ha scritto anche dei libri molto interessanti, per proprio cercare di capire questa cosa. E cioè che il problema non era il comunismo, i soviet. Il problema è una profondissima linea rossa di cultura russa che risale al 1400-1500, che è esplosa. Ma noi negli anni 90 non solo abbiamo riempito la Russia di soldi, li abbiamo invitati a progressivamente entrare nella NATO. Perché la NATO si stava evolvendo in una certa direzione. Adesso si sta ritornando indietro, se volete, o deviando l'entrata svedese. Quello significa, cioè, nel momento in cui ti rendi conto che le pippe che ti eri fatto sulla Russia che non ti aggrediva e che demilitarizzava erano pippe, e cioè adesso all'improvviso dici, cazzo, qua bisogna difendersi con i carri armati e missili. E grazie a Dio che la NATO si è allargata, perché siamo un po' di più e io mi sento più tranquillo dal fatto che siamo di più. Io preferisco essere di più che non di meno. Parleremo del tema dell'Ucraina e della NATO, aspetta caro, domenica anche con Michele e mio padre alle 21, quindi preparate, sarà una live epocale. La domenica questa? Domenica sì, quella prossima. Che verrà. Oggi è lunedì, Carlo, buongiorno. Pensavo fosse il weekend del 2 giugno che facevate l'incontro, invece questo weekend. No, lì è il 3 giugno, ma quella è un'altra cosa. Ma io, dimmi, okay. Da quando odi così tanto Michele? Cioè, cosa ti ha fatto di male? Suo padre più che Michele. Michele, anzi, è il padre che odia. Suo padre sia coetaneo, vero? Lui ha qualche anno in più. Beh, Ivan, tu sei più giovane di mio figlio, se non sbaglio. Ma mio padre mi ha fatto tardi. T'ha fatto tardi, ok, d'accordo. Comunque, più o meno siamo lì, insomma, quanti anni più di me? Tu quanti ne hai? Io no, io sono del 56, quindi ne ho 66. E lui è 51. Ah, vabbè. La mia prima amorosa, credo fosse del 52. Quindi. Sì, sono uno cresciuto. Più grande? Sono cresciuto presto. Nave scuola. L'economista contro il filosofo sarà tipo Thor contro Hulk. Vabbè, comunque, sì, la cosa della nave. Ecco, quella per esempio è una cosa che andrebbe raccontata la storia degli anni 90, e gli errori dell'Occidente, l'illusione, ecco, quella sia l'arroganza, se volete, forse l'entusiasmo, no? Dei Fukuyama, l'orrendo libro che ha fatto danni mostruosi, Saputello, il libro pieno di citazioni, è assolutamente erroneo, no? Questo hegelismo di merda, cioè, quello mi ricordo ai tempi, ero a Northwestern, ci dibattevamo perché si lavorava molto su nafta, su queste robe qua, e anche lì tutti zitti, no? Perché Fukuyama andava di moda, molti colleghi accademici di prestigio, anche al tempo io ero piuttosto giovane, ritenevano fosse una puttanata. Oh, ma che ce ne sia stato uno. Quando una cosa diventa di moda nel mondo politically correct, Fukuyama è un liberal, nel mondo occidentale diventa impossibile criticarlo, diventa una specie di religione. Era impossibile dire Fukuyama hai detto una valanga di stronzate. Non è finita. Qualcuno ci ha anche provato, non hanno avuto rilievo fino primi anni 2000, poi hanno iniziato a considerare Fukuyama quello che poi in realtà era, cioè non averci preso particolarmente bene. Sì, ci messo 10 anni, certo, poi sai, è arrivato settembre 11 e hai detto... Che è un po' il Fukushima di prima, forse dobbiamo smetterla di aspettare le grandi tragedie per poter alzare i diti e esatto, criticare. Questa idea, cose. Tra l'altro, che queste sceneggiate un po'... Avete presente come funzionava il mondo avete presente gli artisti situazionisti? No.
Andate a studiarvi il situazionismo, è una buona invenzione dell'arte, sì, insomma, un misto del post-Breton, leggete, Wikipedia situazionismo, scoprirete. Ecco, tutte queste robe sono figlie del situazionismo. E non sono servite a nulla, c'è un giochetto di borghesi, più o meno piccoli, più o meno grandi. È una cosa, un intrattenimento, rispetto, sono strumenti per la carriera. Francesco, pensaci seriamente, ma so che non mi ascolti perché è la stessa cosa dei voti, va bene, è roba da piccoli borghesi, sono giochetti della borghesia che pensa di essere figa e si diverte pensando di far politica. Il cambiamento sociale è un'altra roba. E, non, e quelle risorse, tra l'altro una cosa che non fate mai, perché tutti con questo atteggiamento, tra l'altro molto cattolico, no? Ognuno fa la porta chiodini, porta chiodini, porta chiodini anche tu, se vuoi inchiodare Gesù, porta chiodini anche tu. Questa idea di ognuno fa la sua porta. Non l'avete mai cantata? A me me l'hanno insegnata in chiesa. No. Ma come te l'hanno insegnata in chiesa? È bellissimo, ma che... però è bellissimo. Ragazzi, io purtroppo devo scappare, domani devo partire per Milano. Me l'hanno insegnata in chiesa, me l'hanno insegnata a 14 anni, la cantava il parroco. Allora, in chiesa si imparano le meglio cose. Sono cresciuto nella chiesa di sinistra, ma lasciami finire questo concetto, visto che mi sono messo in cattedra. Dai, che alle 9 inizia Rick Dufer con Noti Freddi. Soprattutto in Italia, che tutto aiuta, ognuno fa la sua piccola parte. È una visione cattolica. Dentro alla visione cristiano-cattolica di come si sta al mondo, è giusta, perché la religione è anzitutto e soprattutto un atto di testimonianza personale, nella sua radice. E quindi se tu credi, credi e testimoni, perché tanto c'è la vita eterna. E te ne freghi del resto, il date a Cesare quel che è di Cesare, date a Dio quel di Dio, è questo. E quindi ognuno porta il suo piccolo sassolino, appunto, porta chiodino, d'accordo? Ma nella vita politica, se non hai un atteggiamento cristiano, sai cosa fai? Fai l'analisi costi-benefici. L'analisi costi-benefici, una prospettiva religiosa, non serve farla. Perché? Perché il reward a vivere bene e fare la propria parte è infinito. Vai in paradiso per sempre, vivi fra i giusti per sempre. Ma nella vita concreta e atea, in cui quando muori, muori e le risorse sono finite, prima di decidere che vai a buttare merda nella fontana di Trevi e fai la tendina, ti dici, ma io le mie risorse, quel tempo, posso spenderle con qualcos'altro che magari dà un risultato maggiore? Forse e lì dipende da cosa ti interessa. Ti interessa essere notato, diventare famoso, applaudito, o ti interessa provare a costruire un programma politico? Sono due cose diverse. Questa è una riflessione che spesso non si fa. Bene, allora alle 21 c'è Odi Freddi con Rick Dufer, sarà divertente, immagino, per Rick affrontare Odi Freddi. Michele, tu l'hai già fatto, né con Putin né con la NATO. Ci ho detto, ci vediamo mercoledì ragazzi, domani sono a Milano per i Boscar del Cerbero, come sapete, quindi non ci saremo, ci vediamo mercoledì su Twitch e poi la sera qui su YouTube. Grazie Manfro, grazie a tutti, grazie Meilino, grazie Michele, grazie Francesco, grazie Michele. Ciao, ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao.